Arrivato. Anche oggi consegne perfette per fratelli Carli. Sorriso pronto e splendente. Sentirsi vicini alla gioia dei clienti Carli è meraviglioso. Sì. C'è Carli? Sì. C'è Carli, sono Claudio. Ah, certo, Luca, adesso mi rubi anche il pacco fratelli Carli. Non ti è bastato rubarmi l'idea della sauna in giardino? Chi ruba cosa a chi? E poi ancora con quella storia. Il mio era un bagno turco, ma tu sei ignorante e non sai nemmeno la differenza. Senti, non cominciare, Io ho ordinato un pacco Carli con dentro la crema di carciofi, la focaccia genovese e la consegna era oggi, proprio a quest'ora. Ah sì? Anche io ho ordinato un pacco Carli con dentro le stesse cose, con consegna oggi, proprio a quest'ora, guarda. Fai sempre così, come quando al liceo ti mettevi con le ragazze che piacevano a me e soprattutto a cui piacevo io. Laura non ti ha mai amato, affrontalo. Come hai detto? Dove va lei? Cosa c'è nel pacco? Sia specifico. Sei il solito maleducato, lo scusi, eh? Mio fratello, sono anni che ha dimenticato come ci si comporta. Dunque, che altro ha lì? Io anche olio evo delicato. Ecco, lo sapevo, è il mio. Ma cosa dici? È il mio, è proprio il mio. Senta, io adesso le apro e lei mi porta su il pacco, va bene? Va bene. Ma come va bene? Ma cosa dice? Lei adesso viene su da me e lo porta a me il pacco. Ok, ho la soluzione. Io adesso tiro fuori una monetina, voi scegliete testa o croce, io la lancio, chi vince prende il pacco e l'altro attende la prossima consegna. Che ne dite? I fratelli Carli, da piccolini, risolvevano così i loro diverbi, sapete? Sicuro? Non è che si sta inventando tutto? Ma chi? Io? Inventando tutto? Ma come vi viene in mente? Io scelgo croce. Giusto una croce sei tu. Allora vado, eh? Allora, è uscito croce, vero? Claudio, è uscita testa? È ancora lì?